Eccoci qui, ecco. Allora, rimanete con noi perché vediamo se dal pubblico sulla questione di cui avete parlato ci sono ovviamente delle domande. Ecco, ne abbiamo già un paio, quindi chiederei gentilmente a... non abbiamo neanche un... Vabbè, allora ci andrà Valeria direttamente, vi porteremo un microfono, teniamo solo qualche istante che arriva. Alzate bene le mani, bravo, grazie. Così vi vediamo, ne abbiamo sicuramente un paio. Vi siete avvicinati? Non vi ho visto. Ci passiamo i microfoni con grande velocità. Ah, ecco. Va bene, grazie. A proposito di antiriciclaggio, secondo voi, se io lancio in Italia una collezione di NFT, sono tenuto a fare il KYC di ogni singolo soggetto che compra i miei NFT? Non esiste una regolamentazione in questo minuto, in questo momento evidentemente, però io dubito che ci sarà a breve, perché adesso hanno iniziato i governi a prendere in considerazione le problematiche delle cripto prima di arrivare agli NFT, probabilmente, non lo auguro a nessuno, non ci saranno più neanche gli NFT, adesso vediamo come andrà il mercato, diciamo se si prende, però tecnicamente in questo momento io ti direi che non sei obbligato. Chiaramente il discorso secondo me lo devi vedere anche sotto un profilo reputazionale, no? Quindi tu stai approcciando un mercato che è altamente scammato in questo momento, quindi il mio consiglio da consulente è quello di farlo, perché questo ti dà un valore aggiunto evidentemente importante. Però se dovessi dirti che in questo momento esiste un obbligo legale legato a questa emissione, no. No, perché cioè, la definizione di valuta virtuale ci sta, no, nella legge antiriciclaggio, quindi cioè, il dubbio era l'NFT rientra in quella definizione di valuta virtuale oppure... Non c'è una... cioè non, ti risponderei errando in ogni caso nella misura, nell'assenza totale di una norma o di un orientamento dell'Agenzia delle Entrate o anche di prassi bancaria, direi a questo punto. Sì, c'è un altro problema senza entrare troppo... scolastico, devi pensare, tu sconosciuto al pubblico, che noi siamo in base alla luce, non vedo, che la normativa generale è astratta e il tuo caso è particolare. Questo che cosa vuol dire? Che noi, finché non interviene un'autorità, e per fortuna spesso in questa fase il mercato nuovo non interviene mai in modalità sanzionatoria, ma in una modalità che ti consiglia e dice guarda, secondo me devi fare così, adeguati entro 90 giorni, esempio classico, esempio fare il garante privacy per altre ragioni. Tu puoi stare relativamente sereno, perché è vero che, come dici tu, si parla anche di moneta elettronica, magari di cripto, e puoi dare questa interpretazione, ma l'NFT è un qualcosa di ancora diverso, che non si sa bene come farlo entrare, ad esempio, perché non sono voluto entrare nel tecnico, ma c'è tutta una grossa differenziazione a livello giuridico, e fidati che stanno scrivendo i libri, secondo me, in forma totalmente inutile tra quelli che sono i security token e gli utility token, e questo rientra anche nella tua domanda, perché se tu mi parli di un NFT che poi è un security token, allora là ti dico magari io l'antiriciclaggio me lo vado a vedere, perché tu stai vendendo uno strumento finanziario di fatto, ma non è certo, perché la Consob non si è voluta esporre. Se mi parli di un utility token, allora no, però facciamo anche attenzione a questo, deve essere realmente un utility token, cioè l'esempio che faccio sempre, non è che io ho il cadavere a fianco, coltello insanguinato, arriva la polizia e dico ah no, io faccio il macellaio, ah scusate, arrivederci, scusate il disturbo, non funziona così. Quindi chiaramente dobbiamo vedere sempre nella pratica tu che cosa stai facendo, e poi, non proprio per venderti qualcosa perché siamo in conflitto di interessi, ma te lo dico, fai attenzione più che alla normativa, anche a un discorso contrattuale a 360 gradi, cioè ragazzi, se dovete lanciare un progetto, qualsiasi progetto sia, mondo NFT, c'è lo smart contract, bellissimo, lo blindiamo perché lo scriviamo benissimo, perché siamo dei mostri a scrivere gli smart contract sotto. Prima dello smart contract, e questo è molto del nostro lavoro ad esempio, ci vuole tutta una regolamentazione dei rapporti tra le parti che vanno a creare gli NFT, perché se non abbiamo quello, fidatevi che voi spesso il problema non ce l'avrete dall'autorità di controllo, soprattutto oggi, fra un anno, due anni magari cambia perché fanno più esperienza e controlleranno meglio e di più, ma ce l'avete in casa, perché spesso il collaboratore a cui vi affidate, il socio senza società con cui avviate il progetto, è proprio quello che vi crea le problematiche. Grazie, grazie. Prego, benissimo, prego. Allora abbiamo un'altra domanda
altre due domande, chiedo se abbiamo tempo comunque per un altro paio di domande. Cristian, abbiamo tempo per un altro paio di domande? Noi siamo allo stand comunque nel caso, ragazzi, dopo ci vediamo lì. Ok, certo. Esatto. No, ma è sempre buono che facciano le domande perché per gli altri, sì, per questioni di tempo potete trovarli chiaramente agli stand, ma noi preferiamo sempre che le domande vengano prima di tutto fatte qua. Risparmiamo sanzioni e il carcere a qualcuno che non pone domanda, magari scopre qualcosa. Cioè. Prego. Buongiorno, avrei in realtà due domande, una per quanto riguarda l'RWP, comunque l'aggregazione dei redditi, e l'altra riguarda gli exchange centralizzati. Io ho appena fatto la dichiarazione dei redditi 2 settimane fa, non ho avuto nessun problema perché comunque mi sono autoinformato, eccetera, quindi nessun problema. Notavo che chiaramente il CAF di turno, comunque l'ente che faceva la dichiarazione, non era all'avanguardia. E quindi diciamo che ero quasi più preparato io di loro. L'unica cosa che ho notato dentro il sito dell'Agenzia delle Entrate è che per quanto riguarda i precompilati, l'Agenzia delle Entrate dà la possibilità di fare un precompilato solo all'interno della piattaforma, e quindi io ho fatto il 30 col precompilato, mentre invece la dichiarazione RW ho dovuto farlo, diciamo, tramite patronato, tramite CAF, proprio tramite il software del CAF, proprio perché l'Agenzia delle Entrate, quando tu fai un precompilato, non ti dà la possibilità di compilarlo un secondo. Domanda di dettaglio, se sapevate se magari in un futuro comunque l'Agenzia delle Entrate si mette in regola, perché se magari uno vuole fare dichiarazione RW col precompilato, lo può fare o in autonomia o comunque tramite il software dell'Agenzia delle Entrate. Questa è la prima domanda. Inizio, ok. Allora, nel tuo caso, sei un caso molto molto comune, avrai probabilmente del tuo, non ti vedo, puoi avere probabilmente un lavoro come dipendente e fai anche degli investimenti, quindi avrai un precompilato che esce dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che è frutto del reddito del lavoro dipendente, avrai il CUD, la CU adesso si chiama. L'agenzia, per quel che riguarda un problema che è legato al monitoraggio fiscale, quindi come dicevo prima, siamo noi a dover dire a lei dove mettiamo i soldi all'estero, se no lo saprebbe già, quindi non avremo mai un precompilato sull'RW, è impossibile e va proprio contro il concetto di monitoraggio fiscale. Quindi sarà sempre quello che tu avrai sempre, avrai il 730 se vuoi continuare a farlo, e cioè se lo continuerai a fare, a meno che non ti manca il lavoro, e poi avrai il quadro RWP che può essere presentato in allegato al 730, esattamente quello che hai fatto tu. Lo dovrai sempre fare tu. Il CAF, il patronato, sono nostri colleghi. Su queste argomentazioni, che sono molto molto delicate, se posso permettermi, ti consiglierei di affidarti a qualcuno che conosce la normativa in maniera un pochino più approfondita. Niente succede, soprattutto se dall'RW non emergeva un debito d'imposta, come mi sembra di aver capito, esatto. Perché comunque, voglio dire, se c'è qualche errore negli importi indicati ci esponiamo comunque a delle sanzioni formali, però magari la tua attività in cripto crescerà, pertanto la precisione, l'attenzione, la coerenza nella compilazione degli allegati fiscali è importante, e senza nulla togliere ovviamente la professionalità dei centri di assistenza fiscale, ti esorterei nel tempo magari ad affidarti a qualcuno che insieme a te non solo ti fa la dichiarazione, ma ti fa capire anche una strategia per minimizzare il carico fiscale. No, per ironia della sorte, in questo caso ero io più preparato di loro, quindi mi stanno quasi ingaggiando per fare 730 a qualcun altro. Quindi. E secondo me, la domanda riguarda gli exchange centralizzati. Amici, parenti o comunque persone che conosco nel settore hanno avuto diversi problemi, vuoi Binance, vuoi altri exchange, ma soprattutto Binance. Nonostante che YC, nonostante comunque sappiamo la grandezza di questo exchange, a volte bloccano gli utenti o bloccano comunque certi tipi di mansioni, non si sa neanche perché, si scrive al supporto, il supporto ovviamente manco risponde, richiede documenti e quant'altro, si inviano, si fanno le cose comunque corrette, nessuno vuole fare, però comunque sia non c'è risposta, non c'è, ok che è un mondo decentralizzato, ok, però le reputo, queste entità le reputo a tutti gli effetti delle banche e quindi appunto
cioè, ufficiali e tutto quanto, non vedo perché neanche debbano dare un minimo di assistenza, addirittura poi i clienti si trovano a dover non più operare sui propri conti e essere bloccati, non so per quale motivo. Volevo capire se anche voi raggiunta questa cosa che è successa recentemente. Come? È successo proprio a me. Ecco. Però non vale. Poi si seguono diversi youtuber, quindi anche i youtuber stessi del settore lo dicono e quant'altro. Arriviamo però, alla domanda per favore precisa. Sì, la domanda è siamo appunto, stretti, quindi... se loro si possono permettere, tra virgolette, di far così quando in realtà uno è proprietario anche di un proprio exchange, un proprio conto corrente, no? Allora ci ricorreghiamo al discorso sull'antiriciclaggio, perché poi si torna sempre là alla fine, nel senso che sono relativamente in diritto a farlo perché per questioni di antiriciclaggio lo devono fare e chi è magari investitore un po' più di lungo corso si ricorderà che fino al 2019-2020 ti scrivevi a Binance, tutti amici, lasciavi una mail e finiva là. Il KYC è un qualcosa che è stato introdotto non perché a Binance fa piacere, perché ricordiamoci che questo vale anche per le banche. Se qualcuno ha N26 probabilmente recentemente ha subito forti problemi con N26, perché il problema è sempre lo stesso, cioè arriva l'autorità di controllo europeo nazionale e dice carissimo è tutto bello, però se non mi fai un controllo approfondito non mi puoi garantire che le persone non utilizzino per ragioni di riciclaggio la tua piattaforma. A quel punto che succede? Che il Binance di turno, che è sì grande ma non grandissimo perché per imprese di servizi il costo maggiore è sempre il personale, ha 10 persone a lavorare quando ce ne vorrebbero 1000. E a quel punto, a fronte di una nuova regolamentazione, ha solamente 10 persone a fare dei controlli manuali che affiancano i bot o altri sistemi automatizzati quando ce ne vorrebbero 1000. Chiaro. E quindi si creano dei rallentamenti. Questo che cosa vuol dire? Che fondamentalmente un problema di blocco definitivo, se le cose sono tutte in regola, non ci sarà mai, io non l'ho ancora mai sentito e ti dico, ho abbastanza il polso della situazione perché comunque nel mercato ci sto sia come investitore che come avvocato. Quindi mi arrivano spesso le notizie, cioè io N26 l'ho scoperto prima che uscisse sui giornali, eccetera, eccetera, perché... è successo dei miei clienti in mano anche di hype per esempio esatto e la stessa cosa vale per Binance questo che a che cosa che la conclusione qual è? Se siete investitori e fate tutto in regola, quindi non investite per altri che magari entriamo in reato di sostituzione di persona, non fate cose strane di riciclaggio realmente su exchange grandi state sereni perché risolvono sempre. Se ci dovesse volere molto tempo può sempre intervenire l'avvocato, chiaramente inciso un po' triste, purtroppo la sede deve stare quantomeno in Europa, almeno una sede legale, perché sennò è difficile andarvi a prendere a livello internazionale, più lontani sono, più sono paesi ex blacklist, più è difficile andarli a prendere, chiaramente se non impossibile. Non affidatevi magari con grosse cifre ad exchange sconosciuti, perché chiaramente là rischiate che di trovarsi in situazioni di scam con la scusa dell'antiriciclaggio. Su Binance si può stare sereni e l'unica scocciatura è che magari siamo per un mese col conto bloccato, ma poi lo sbloccano. È un problema piuttosto ricorrente anche a livello di banche, di fintech, quindi TrustSide, TransferWise, piuttosto che Revolut, ormai bloccano conti ogni 5 minuti. E però loro non possono tenersi il denaro, quindi lo sblocco te lo fa anche perché comunque stiamo parlando di big player. Sicuramente te lo sbloccheranno, non ho mai sentito di casi, sono 10 anni che lavoro con conti correnti online, in cui il cliente perdeva il denaro. Quello più pericoloso è PayPal. Quello... l'unico è PayPal. Esatto. Io ho una causa per razzi autobonificata 5.000 euro a titolo di danno. Questo è. Va bene, ragazzi, dobbiamo andare purtroppo in chiusura, vi ringraziamo. Se voi per le domande potete trovarvi allo sponsor, all'altro padiglione. Ringraziamo quindi Luca Taglialatera, l'avvocato Paolo Cesiano e il commercialista Francesco Riccio. Grazie mille a voi. E passiamo subito.